Presidente, insomma, il vostro grido è davvero forte e chiaro nei confronti del governo, poche risorse e troppa burocrazia. Che cosa spera che, insomma, che venga accolto rispetto alle vostre istanze? Noi abbiamo apprezzato alcuni interventi come i finanziamenti sugli investimenti che diventano un po' più strutturali, abbiamo apprezzato la norma su alcune semplificazioni, in particolare quella della riscossione, apprezziamo finalmente una presa d'atto da parte del governo che ha deciso di modificare i tassi di interesse sui mutui che si risalgono a 15 anni fa e sono anacronistici. Oggi se andassimo in banca ci farebbero dei mutui con tassi molto più bassi rispetto a quelli che paghiamo a Cassa Depositi e Prestiti, che è una struttura dello Stato che nasce per i comuni. Però abbiamo ancora paura che il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo per i debiti commerciali e quel mancato taglio su cui non vediamo ancora le risorse possa mettere in crisi i bilanci. Non è più una questione di ridurre i servizi nei confronti della nostra comunità. Alcuni comuni rischiano di andare in default, di andare in dissesto, in predissesto, e questo credo non sia giusto. Non è colpa dei sindaci, è colpa del fatto che ogni volta perdiamo delle risorse anche se non ci sono dei tagli diretti. Quest'anno rischiamo a bocce ferme oggi di perdere 1 miliardo di euro, sono tanti soldi per i comuni che non hanno più la possibilità di fare sacrifici. Chiediamo a Conte, che ci ha invitato il 27 a fare un incontro per discutere di questi temi nella conversione della manovra di bilancio, di trovare delle risorse da mettere a disposizione dei comuni e soprattutto di semplificarci la vita. Oggi ho provato a fare degli esempi, non è normale che per assumere delle persone prima di bandire un concorso bisogna attivare 16 procedure, non è un fatto normale. Al termine di quelle procedure, se riesci ad assumere qualcuno non ne puoi assumere altri da quella graduatoria, perché la graduatoria vede solo i vincitori, non più gli idonei. Sembrano norme fatte apposta per creare dei problemi e noi vorremmo risolvere i problemi ai nostri concittadini, ma avremo bisogno di avere meno paletti burocratici, ecco.